grande amore per questo lavoro è di fatto un po' quello che hanno tutti, tutti coloro che lavorano in questo settore, cioè quello di raccontare le storie. Chi fa questo lavoro come me, lo fa, attraverso il suono. È un lavoro in cui non ci si annoia mai, ogni film ha le sue esigenze, ogni film ha il suo stile, ogni regista ha la sua visione e in qualche modo bisogna essere elastici e cercare di adattarsi, cercare nuove soluzioni sempre diverse, per cui ogni film nuovo che si inizia è una sfida completamente diversa rispetto a quella precedente. È un grande lavoro di squadra, è un grande lavoro che prevede un amore per la ricerca e l'attenzione dei dettagli. Ed è diciamo, un modo per riuscire a guidare l'attenzione dello spettatore e quindi spostarla con semplici giochi, semplici trucchi, far spostare lo sguardo da una parte all'altra della scena. In qualche modo, quando ben fatto, accompagna lo spettatore nella storia e lo immerge completamente. Una cosa non ovvia, infatti, è che mediamente un film è praticamente completamente ricostruito, cioè tutto quello che si ascolta non è detto che avvenga sul set, non è detto che avvenga nel momento in cui è stato girato. Anzi, la maggior parte delle volte è completamente ricostruito, e questo appunto ci dà la possibilità di prendere quelle decisioni e di passare magari da un realismo a un iperrealismo per suscitare determinate sensazioni. Un'altra cosa non ovvia è il fatto che c'è un enorme lavoro che serve proprio a fare in modo che questo grande lavoro non si senta, perché lo spettatore non lo deve percepire. Paradossalmente, quando è fatto male, il lavoro e non fluisce in maniera naturale, lo spettatore se ne accorge e quindi è un po' un gioco a volersi nascondere. È una cosa molto intrigante il fatto che tante volte è molto più difficile ricreare delle sensazioni naturalistiche, delle scene naturalistiche, piuttosto che magari scene super esplosive che per carità hanno il loro fascino, il loro interesse, ma paradossalmente sono più semplici da fare rispetto alla sonorizzazione di azioni direi quasi banali quotidiane. Un motivo di sofferenza per questo mestiere è il fatto che arriva in un momento nella fase finale del film, poco prima dell'uscita, quindi hai una certa pressione addosso e la sensazione è che non lo si finisce mai. Se dovessi consigliare oggi quale percorso fare per intraprendere un mestiere del genere, sicuramente le scuole tecniche, meglio se di cinema, aiutano tantissimo perché è un lavoro che comunque ha bisogno di un certo background tecnico. E dico scuole di cinema perché ti insegnano quel linguaggio che ormai è codificato da anni e anni, ed è importante poi nel momento in cui lo si mette in pratica. Bisogna imparare esattamente cos'era per poi manipolarlo e magari trovare de delle parole nuove. Un'altra cosa importante secondo me è scegliere una scuola che ti dà l'opportunità di confrontarsi anche con gli altri reparti, cioè scuole dove sono magari previste, dove sono previsti corsi di regia, corsi di montaggio, perché questo crea l'occasione di formare rete. Per come la vedo io, è un lavoro che a 20 anni è
è mosso dalla passione. E il fatto di, essendo un'opera collettiva, ha la necessità che venga fatto da più persone. Io credo molto nel fatto che sia importante crescere come generazione. Quello sicuramente è un consiglio che mi sento di dare a qualcuno che si avvicina adesso.